Allora, buonasera a tutti, siamo in diretta con Andrea, titolare del ristorante pizzeria Ietizione di Avezzano, che sta chiaramente riscuotendo un grandissimo successo negli ultimi mesi e che insomma sta portando avanti un messaggio abbastanza nuovo, secondo me, che vale la pena di andare a esplorare proprio con lui. Andrea, ciao, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, cosa dire? Ci racconti un po' quella che è stata, diciamo, l'intuizione alla base del tuo locale e quelle che sono le linee guida che state seguendo per, insomma, anche per riscuotere questo, ripeto, importante successo, perché veramente a livello di seguito e di presenze, sta risultando uno dei locali più, insomma, più frequentati della nostra zona e apprezzati. Allora, com'è nato Ietizione? Ietizione è nato da una voglia di, diciamo, di portare qui nella mia zona qualcosa che ormai in giro per l'Italia, ma anche per il mondo, ormai ha preso piede. Io sono 20 anni che faccio, mi occupo di arte bianca, quindi di pizza, pane, eccetera, tutti quei prodotti, e ho girato parecchio e naturalmente poi sono appassionato molto di carne, un carnivoro e niente, una sera venne un mio collega da Firenze a trovarmi, mi disse: "Oh, andiamoci a mangiare una bistecca", e sai bene che il livello di toscano della carne è abbastanza elevato e ho avuto un po' di difficoltà nel diciamo scegliere una località. E da lì è nata questa idea che era il 2018, quindi ancora non si parlava di Covid e ho deciso di abbinare questi due, diciamo, prodotti, la pizza e la carne, che ormai fanno parte del nostro quotidiano. Anche perché questa possibilità dà chiaramente una scelta molto più alta, no? Insomma, molto più ampia. Quindi è un locale che può essere sì di tiro alto, tra virgolette, per quello che concerne la qualità della carne, ma anche un locale che può essere, insomma, alla portata di tutti i giorni con una pizza, insomma. Sì, è un mix che naturalmente si sposa alla grande, perché comunque riusciamo ad accontentare chi vuole mangiare una semplice pizza, una margherita con una birra, e chi invece magari può mangiare anche una pizza un po' più complessa, perché nelle pizze abbiniamo anche prodotti della carne, quindi la battuta di fassona, la picagna fumata, quindi cerchiamo anche di andare oltre quello che è la semplice margherita, però cerchiamo di. L'obiettivo è quello di comunque di diversificare un po' le cose, di dare comunque al cliente un maggiore servizio. È normale che una comitiva, se fai solo carne, hai difficoltà a unire 10 persone, 8 persone che decidono di andare a cena. Quando riesci a fare vari prodotti, diciamo, è più semplice, è più semplice. Poi naturalmente cerchiamo comunque sempre, non è semplicemente fare un prodotto, lo metti e basta, è comunque fare un prodotto, però cercare sempre di ottenere una qualità alta. Senti, se dovessimo fare un'analisi, tra virgolette, di mercato di questo momento, qual è il prodotto che sta riscuotendo maggior successo e soprattutto qual è il prodotto, insomma, che vi sentite di proporre con maggior convinzione, no? ai vostri clienti barra ospiti? Guarda, va a periodi, in questo momento quello che tira naturalmente maggiormente, come sempre naturalmente, la pizza, che poi si porta dietro anche il resto. La carne, diciamo che inizialmente abbiamo avuto un po' di difficoltà, soprattutto perché portando un prodotto particolare come quello della frullatura della carne, nella nostra zona c'è ancora un po' di difficoltà nella conoscenza. Vai fuori, vai a Roma, città grandi, già sono 10 anni che, se non di più, che ormai è un habitué. All'estero saranno 30 anni. Guarda, io mi ricordo quando ho cominciato a fare questo mestiere, che sono andato in Inghilterra. Là si fa la carne frullata dagli anni 50. Noi ancora stiamo un po' indietro sotto questo aspetto. Però Sì. ultimamente diciamo che con un po' di
Ecco, trasmissioni come la tua che ci danno spazio nel cercare di far conoscere il prodotto, quando viene il cliente cerchiamo di spiegarlo. Pian piano, inizialmente abbiamo avuto molte difficoltà, adesso i clienti cominciano a capire la differenza e poi se ne rendono conto anche quando naturalmente la mangiano. Se dovessimo, proprio parlando di clienti, no? Se dovessimo, ecco, un attimo valutare quello che è stato l'impatto di questa mentalità, forse diversa e forse nuova, sulla Marsica, che cosa ti senti di dire, insomma, a tot tempo da quello che è stato il periodo di apertura? Ti ho detto, inizialmente è stato difficile, molto. Oggi, se vado a tirare le somme, c'è un po' più di conoscenza. Naturalmente, nell'Interland, quindi non parlo su di Avezzano, ma parlo della Marsica e non solo, perché ultimamente cominciamo ad avere anche ospiti, clienti che provengono anche da fuori la Marsica, e questo per noi è un orgoglio da mostrare, che comunque cominci a. La voce si comincia a spargere e il cliente che viene qui non trova sempre la solita classica bistecca, ma trova varie razze. Poi dietro il mondo carne è un mondo vastissimo che non si smette mai di imparare e di seguire, soprattutto corsi, aggiornamenti. Quindi io venendo dal mondo dell'arte bianca, naturalmente. Parlo di maturazioni e la maturazione è la stessa che avviene nella carne. Quindi è uno studio che ci sta dietro. Naturalmente quello che ferma un po' il cliente, quello che ha fermato il cliente fino ad oggi era naturalmente quando tu vai in un menu, vedi, ti basi solo sul prezzo e una carne frullata sul mercato naturalmente non ha lo stesso prezzo di una carne fresca appena macellata. Ma c'è una motivazione. C'è una motivazione che deriva dal fatto che una carne frullata all'interno ha perso la maggior parte dei propri liquidi che all'inizio il cliente paga. Quando una carne va in cottura, la carne prendi due pezzi di carne uguali, identici, uno con 60 giorni di frullatura, uno con 3 giorni. Quando va in cottura, la carne frullata da 600 grammi diventa 5,60, ad esempio, un esempio che faccio. Una carne non frullata da 600 diventa 500. Ecco dove sta la Certo, differenza, perché comunque una parte dei liquidi sono già stati tolti dal frullatore, quindi tu mangi più carne. parliamo un attimo di quello che è stato, no? Se tu dovessi tirare una linea, periodo lockdown, barra chiusure, periodo attuale, c'è una ripresa, percepite una ripresa vera e propria o c'è ancora, insomma, un sentimento di non del tutto, come dire, di ritorno alla normalità? Certo, guarda, noi l'anno scorso quando abbiamo aperto il 1º giugno, diciamo dal giugno, c'era stato il boom iniziale perché magari le persone comunque erano rimaste rinchiuse parecchio tempo, quindi naturalmente la voglia di uscire. Poi sotto, diciamo, il periodo da novembre in poi c'è stata la paura. Tornata la paura, naturalmente con il Covid, con le possibilità, quindi c'è stato un dramma per quanto riguarda il nostro settore. Parliamo di una perdita del 70-80% di clientela. Gennaio, diciamo febbraio, siamo andati man mano verso una leggera ripresa, con naturalmente col fatto che comunque diciamo, i casi andavano pian piano scendendo. La vera ripresa di Vangela, la sto vedendo in questi giorni. Dal 1º maggio sto vedendo che comunque si cerca di tornare ad una normalità che poi sarà, bisogna vedere perché comunque i rincari, ci sono per tutti, ci sono per le famiglie, ci sono per le aziende, noi stiamo pagando uno scotto molto importante e speriamo, ecco, speriamo che in questo periodo finisca presto, che si torni a una pseudo normalità almeno. Guarda, non sono politicamente esposto, quindi io mi baso sui numeri. Sono una vita che vivo di numeri. Ogni persona a casa riceve le bollette. Nelle bollette, purtroppo, una bolletta di un'abitazione
ha avuto un aumento del 40-50%, anche 60%. Per noi, per le attività, avere un 60-70% di aumento vuol dire abbassare la serrana. Ma non è solo quello, perché poi aumenta la bolletta dell'Enel, come aumenta aumenta i miei fornitori. Quindi è tutta una catena. Però, nonostante questo, voglio dire, comunque il sentimento è quello di positività, tra virgolette, no? Di moderata voglia no? Anche importante voglia di migliorare per il futuro, anche perché Beh, state diciamo che noi facendo. siamo marzicani e tosti, no? Come si dice? Non ci Chiaramente. abbattiamo, abruzzesi siamo capoccioni. Sicuramente dopo il Covid penso di aver passato la fase più critica per me, per quanto mi riguarda. Calcolo che sono stato chiuso anche un mese a novembre perché ho avuto il Covid io, quindi ho dovuto chiudere l'attività di un mese e non ho avuto alcun aiuto da parte di nessuno. A livello di carni particolari ci puoi fare qualche esempio? Perché insomma, credo ci sia molto da dire, no? Beh, il mondo carni è ampio e complesso. Tante volte faccio un piccolo esempio in maniera che uno può capire. Si parla ad esempio, no? Irlanda, no? Quando si parla di Irlanda noi pensiamo che la carne sia tutta uguale, non è tutta uguale. Naturalmente questo è sempre improntato a un discorso del valore, no? Che si percepisce. Carne irlandese è carne irlandese, come dire carne italiana. Poi in Italia noi abbiamo la Fassona, abbiamo la Marchigiana, abbiamo la Chianina, abbiamo la Romagnola, abbiamo tantissime razze, la Maremmana. Quindi quando parliamo di esempio Irlanda, Irlanda non è un tipo di carne, ce ne sono tantissime razze che vengono lavorate. È normale che poi devi andare a cercare quella che per te è il top. È difficile naturalmente quando parliamo di estero andare a parlare di filiera perché sicuramente è complicato, però un minimo di conoscenza sulla razza che andiamo a proporle dobbiamo sapere. Senti, ti voglio lasciare con un'ultima battuta, Andrea, da parte tua. Chiaramente sta cominciando la stagione estiva, quindi teoricamente quella che è la stagione, credo poi un po' più viva, no? A livello anche umorale da parte delle persone. Quindi ti volevo chiedere come vi approcciate a questo momento dell'anno e cosa vi aspettate. Guarda, noi non avendo uno storico, ma abbiamo solo la piccola parte dell'anno scorso, ancora non abbiamo un'idea di quello che accadrà. Sicuramente c'è magari un po' più di tranquillità, la gente sicuramente vuole uscire di più, si fa più tardi, si cerca di andare comunque a cena fuori, anche se un problema che abbiamo nella zona nostra, ad esempio il mese di luglio è un mese dove comunque vanno tutti al mare. Luglio storicamente nella zona nostra è un mese un po' più tranquillo, per poi ripartire sempre ad agosto. Ora dovrebbero cominciare comunque cene aziendali, cene di classe, sulle quali noi comunque facciamo anche un piccolo affidamento. Noi parlo di attività ristorative della zona, quindi non parlo detto dal primo maggio, ho visto già comunque un lavoro che sta andando man mano comunque crescendo, vuoi per le restrizioni, vuoi perché comunque il tempo aiuta un po' anche alle persone a stare un po' più solari, diciamo, e quindi speriamo, ecco, speriamo che di passare questi 2 o 3 mesi, perché le zone nostre sono 2 o 3 mesi d'estate, di divertirci, perché per noi lavorare sì, è un lavoro, però chi fa questo mestiere perché gli piace non lavora, ti Certamente. diverti e questo quando lo fai con passione il cliente lo percepisce. Andrea, io chiaramente ti ringrazio tantissimo per la tua, insomma, per lo spazio, per i minuti che ci hai dedicato e come ringrazio te, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito. Questo è stato uno spazio chiaramente promosso da La Pizzeria Braceria Iedizzone di Avezzano, anzi di Scurcola, a dire se vogliamo essere Comune precisi, scrupola, sì. il comune Scurcola. E quindi Andrea, niente, io ti ringrazio e ti lascio un'ultima battuta di saluto perché insomma è doveroso. La battuta posso di quella della maglia, cotto crudo io fuoco io veduto. Per qualsiasi informazione ulteriore, chiaramente vi rimandiamo sia all'articolo pubblico-redazionale che troverete allegato a questa intervista, sia chiaramente allo spazio vetrina che troverete sempre allegato a questa intervista e che è presente su storiedabruzzo.com. Andrea, grazie mille, davvero di cuore.